Kurt Cobain è stato suo malgrado il protagonista di una rivoluzione che partiva dalla periferia dell'impero, ma che dopo ogni battaglia non proclamava mai vincitori, solo sconfitti. La sua frustrazione, la sua tristezza infinita sanabile solo con la droga, si è distillata in musica con un trio rock essenziale, perché composto da chitarra, basso e batteria, ed è servita come faro per una generazione stanca della musica del decennio precedente, gli 80, percepita da quei giovani dei primi 90 così noiosa e inespressiva. Le immagini di due fotografi, Charles Peterson e Michael Levine, in mostra a partire dal 2 luglio a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, di nuovo aperto dopo il lockdown, raccontano la storia di questa traiettoria che conduce i giovani a una nuova, l'ennesima omologazione nel sottostare alla nuova controcultura, il grunge. Camicie a quadrettoni, jeans strappati e scarpe da basket Converse saranno la risposta dei nuovi ribelli alle camicie bianche, le cravatte e gli zaini neri degli yuppie ossessionati dal guadagno. Kurt Cobain rimane l'icona più potente di quegli anni e, come spesso accade per i leader, anche quella che sintetizza un percorso collettivo. Con i Nirvana era riuscito a sintetizzare quei fermenti musicali che si concentravano a Seattle, rendendoli universali. È proprio sulla scia di questo clamoroso successo che il grunge ha conquistato il mondo della musica. Con la collaborazione della città metropolitana di Firenze, la mostra presenta oltre 80 foto, tra cui alcune inedite, per ripercorrere la storia della scena musicale grunge e quella del suo eroe indiscusso, simbolo della controcultura americana degli anni 90, intrappolata tra la fine della guerra fredda e l'illusione della new economy. Questa mostra vorremmo che fosse un vero e proprio segno di rinascita per tutto il mondo dell'arte, ma soprattutto della musica, che sappiamo essere stato uno dei mondi più colpiti da quello che è stato il lockdown e che nei prossimi mesi continuerà purtroppo a risentire di tutto quello che sta succedendo. Quindi questa mostra si colloca proprio come momento di rinascita vera e propria, in un ambiente tra l'altro molto corretto, perché siamo dentro a Palazzo Medici Riccardi, che è stata la culla del Rinascimento, poiché è stata la prima casa della famiglia Medici, quindi, come dire, come segnale di rinascita soprattutto per il mondo dell'arte, credo che questa mostra sia un vero e proprio grido a voler ripartire, soprattutto a voler ritoccare con mano tutte quelle che sono le generazioni passate che ci hanno insegnato molto. Qual è la difficoltà nello spiegare al mondo contemporaneo una figura come quella di Kurt Cobain? Non credo in realtà ci sia una particolare difficoltà. Noi abbiamo sempre riscontrato un grande interesse transgenerazionale rispetto alla figura di Kurt Cobain e di Nirvana. È sicuramente un personaggio, un artista amato sia da un pubblico che se le ricorda all'epoca, quindi un pubblico di ultra cinquantenni, sia di ragazzini che ovviamente erano ben lungi dal nascere allora. Credo che il messaggio di Kurt, che è anche un messaggio politico e sociale, sia ancora molto forte e molto attuale al giorno d'oggi. E qual è questo messaggio? Appunto, è un messaggio rivincita dal basso, ma anche un messaggio in qualche modo self-made. Il grunge era molto legato alla cultura DIY, che era propria anche del punk, evidentemente però aggiornato con le tecnologie degli anni 90, che in quegli anni appunto stavano crescendo molto veloce. Al giorno d'oggi le nuove tecnologie permettono, no, di fare musica da casa, ricreare un proprio percorso artistico con molto poco. Un grande omaggio a Kurt Cobain, quello che ONO, Arte Contemporanea, ha organizzato e promosso con OEO Firenze Art e le Nozze di Figaro, in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Muse. La mostra resta aperta fino al 18 ottobre. Ingresso da via Cavour 3, orari lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 18.30. Ultimo accesso alle 17.30. Prenotazione obbligatoria alla mail info@palazzomediciriccardi.it, scrivendo nome, cognome, giorno e orario desiderato per l'accesso al museo.